Ciao a tutti, oggi vediamo la recensione di un prodotto veramente interessante. Si tratta dello speaker Bluetooth Toyful Rockster Go 2, un prodotto che mi ha veramente impressionato. Uno, perché a livello costruttivo non gli si può dire davvero nulla, è fatto veramente bene, e due, anche perché a livello di come suona, suona veramente bene se comparato alle dimensioni, tutto sommato abbastanza contenute, e al prezzo, che lo vedremo a fine video, comunque è decisamente interessante. In confezione non troviamo molto il classico cavetto USB-C, i manuali delle istruzioni, ma poi c'è questo laccetto, che questo laccetto l'ho trovato veramente una genialata. Si inserisce in questa sorta di asola e poi si affranca con questo sistema di chiusura. Un sistema veramente pratico e efficace perché permette al Rockster Go 2 di essere sistemato praticamente ovunque, che sia una ringhiera, che sia il nostro zaino, lo possiamo veramente piazzare ovunque in questo modo e ho trovato veramente questa idea assolutamente interessante. Oltretutto vi faccio vedere quanto sta bene abbinato al mio zaino, sia come abbinamento cromatico, sia per il fatto che il mio zaino ha questi inserti e la clip elastica ci si infila, che è una meraviglia. Ma che bomba, ma che roba! A livello di design, a me questa cassa piace. So che è un parere soggettivo, però trovo molto elegante questa scelta del grigio con gli inserti in nero. Ma se non vi piace questa, è possibile scegliere anche tra altre due colorazioni. A livello costruttivo, è protetta da uno strato in gomma nella parte sopra, dietro e sotto. E questo perché, come riporta il logo posto sotto, la cassa è IP67. E questo mi permette di classificarla come un perfetto party speaker, nel senso che io posso tranquillamente portarmela in piscina, posso anche immergerla volendo perché resiste anche alle immersioni entro certi limiti, oppure posso portarmela in montagna nelle mie escursioni. Cioè, questa cassa veramente viene con voi ovunque. Ho provato a fare appunto delle prove per verificare la classificazione IP67. Siamo a novembre, non ho potuto usarla in piscina, però l'ho provata più volte sotto la doccia, ovviamente schizzandola a ripetizione, e ho fatto delle prove di immersione, la cassa resiste tranquillamente. Tra l'altro, lo strato in gomma permette di essere asciugato con estrema facilità. Temevo che la parte frontale, questa tramatura in tessuto, magari trattenesse un po' di più l'acqua, invece anche questa, dandogli un po' una scossetta e diciamo passandola col panno, si asciuga molto rapidamente. L'unica parte che rimane forse un po' più umida è appunto la banda per il trasporto, poco male però. Volevo finire diciamo a livello di design facendovi notare appunto la tramatura frontale, ma soprattutto il logo posto sul woofer passivo posto al centro, che trovo anche questo un dettaglio molto interessante perché è veramente gradevole l'impatto visivo. L'altra cosa che a livello costruttivo mi è piaciuto tanto, vabbè, terminiamo con la vite da un quarto per poterla posizionare su un treppiede, ma sono anche la sistemazione dei pulsanti, cioè sopra. Ci sono questi pulsanti che non sono touch, sono fisici, però sono molto. Rispondono molto bene e dietro ho trovato molto utile anche e ben posizionati questi due pulsanti, il pulsante di accensione, il pulsante di pairing Bluetooth e questi tre LED che diciamo ci danno un'indicazione dello stato della batteria, che rimangono sempre spenti per poter visualizzare appunto lo stato. Basta premere una volta il pulsante di accensione e questo si illumina. Per quanto riguarda i pulsanti posti sopra, abbiamo i pulsanti della gestione del volume, il play pausa e il pulsante Dynamore. Non ci sono dei pulsanti specifici per il cambio traccia, però c'è, nel senso che è possibile impostare il cambio traccia premendo in contemporanea play pausa con il pulsante più o il meno. Questa cosa l'ho trovata assolutamente interessante perché mi permette di gestire il volume con totale tranquillità senza cadere nell'errore di cambiare traccia quando invece magari volevo cambiare volume. Per quanto riguarda il pulsante Dynamore, questo attiva una funzione specifica di alcuni prodotti di Toyful che va ad ampliare la scena sonora per garantire un maggiore effetto stereo. Devo dire che nell'ascolto dei brani musicali questo effetto è davvero garantito, si sente proprio la differenza tra pulsante attivo e pulsante non attivo, cioè si sente proprio come l'audio si apre per andare a coprire maggiormente la stanza. Dove non ho trovato differenza invece è nel
nell'abbinamento della cassa con la visione dei film, lì invece non ho percepito grosse differenze. Però nell'ascolto della musica veramente l'impatto è notevole. Ora facciamo un test per vedere la portata del Bluetooth. Ma dov'è lo speaker? Guardatelo, eccolo qua. Affrancato al marsupio grazie al laccetto. Ve l'ho detto, è una figata questo laccetto. Ok, allora facciamo un test e vediamo a quanto arriviamo di distanza. Io già ve lo dico, arriviamo ben abbondanti oltre i 10 metri classici, perché siamo in ambiente aperto, non ci sono barriere architettoniche che possono impedire, tanto c'è anche Argo che ci accompagna. Non sto tenendo il volume alto perché c'è una villa privata qui vicino, ci sono delle persone fuori, non vorrei troppo disturbare, però comunque lo capiamo subito dal telefono che si scollegherà quando magari raggiungiamo il limite, se raggiungiamo il limite. Guardate, qua siamo a già ben oltre 10 metri, siamo quasi tra i 20 e i 30 metri. Sto aumentando un pochino il volume e riesco a sentirlo io. Tra l'altro qua sopra ci sono anche cavi di alta tensione che non sembrano dare particolare disturbo. Riesco a sentirlo, eh. Ecco, questo è un altro test, nel senso che mi dà un'idea della potenza. Io qua sono, vediamo, più o meno all'80%. Sta andando a intermittenza adesso, quindi ci riavviciniamo leggermente. Ok, adesso qua ha ripreso benissimo il segnale. Siamo più o meno, secondo me, intorno ai 30 metri. Adesso faccio un attimo un calcolo. Però questa più o meno è la distanza massima in ambiente aperto. Adesso non riuscite a vederlo, ma cerco di indicarvelo. È laggiù in fondo, in fondo. Ho contato i passi e sono circa 80 passi. Abbastanza sostenuti, non passetti. Un'altra funzione interessante è il Party Link, ovvero il fatto di poter abbinare due Rockstar Go 2 al mio sistema Bluetooth per ottenere un vero impianto stereo. Questa cosa è fatta con una combinazione di tasti, ci sono le istruzioni sul manuale di istruzioni, quindi non entro nel dettaglio. Però diciamo che questa funzione è interessante anche in relazione al prezzo che vedremo a fine video, che rende questa soluzione decisamente appetibile. Un'altra ultima cosa a livello di connettività riguarda la porta USB-C posta sul lato, che non serve soltanto per ricaricare la cassa, ma serve anche per poterla utilizzare come vera cassa via cavo, ok? Si può utilizzare collegandola allo smartphone o collegandola a un computer, per esempio, utilizzare in questo modo come cassa cablata. Quindi, in soldoni, come suona questa cassa? E per quanto mi riguarda, suona decisamente bene se rapportiamo il suono alle dimensioni compatte di questo prodotto. Se devo essere sincero, suona meglio quando noi sfruttiamo tutta la potenza in uscita, ovvero quando abbiamo un volume tra l'80 e il 100%, noi sentiamo veramente bene i bassi che escono e anche i brani strumentali con la dovuta chiarezza. Se invece tratteniamo il suono e stiamo su un volume intermedio intorno al 50%, allora qua si sente sì che è un prodotto un po' trattenuto e diciamo non si distingue per quello che poi sono le sue potenzialità. Però mi ha veramente soddisfatto a livello sonoro, perché da un prodotto di questo tipo, secondo me, un audio del genere non te lo aspetti. Il codec scelto è l'AAC, quindi Toyful strizza un po' l'occhio ai prodotti di Apple. Questo non vuol dire che non debba suonare bene anche su Android. Qua però probabilmente avrebbe espresso il suo massimo se avesse avuto il codec aptX. Queste sono scelte un po' dei produttori. Prima ho citato la visione dei film, quindi questa cassa può essere utilizzata tranquillamente anche per la visione dei film. La cosa che ho notato è che in alcuni dialoghi l'audio magari rimane un po' chiuso, non esce con la dovuta chiarezza, però diciamo che comunque si ascolta tranquillamente. Il suo focus comunque rimane la musica, cioè nei film sicuramente può darvi una mano qualora magari non volete utilizzare le casse del portatile che sono limitate, però il suo focus secondo me rimane la musica, dove esprime il suo massimo. Cosa mi rimane da citare? Autonomia e prezzo. L'autonomia, ecco, qua ho trovato
dei valori da quantomeno da verificare effettivamente, perché TOEFL dichiara un'autonomia da 15 a 28 ore con un volume al 50%. Per le 15 ore non c'è nessun problema, le raggiunge tranquillamente. Le 28 in modalità eco, io onestamente non ho capito bene cosa si intenda, perché sia sul libretto di istruzioni sia sul sito non ho trovato indicazioni di come si debba impostare questa modalità eco. Mancanza mia probabilmente, magari mi sono perso qualche dettaglio, però questa è l'autonomia dichiarata. Sicuramente siamo comunque nel range di un'autonomia buona che ci permette di comunque coprire più o meno quella che è l'arco di una giornata se utilizzata ad un volume non al 100%, quindi a un volume intermedio. Parliamo infine di prezzo, perché questo Rockstar Go 2 assolutamente non costa tanto. Su Amazon è proposto intorno ai 136 euro. Sul sito di TOEFL lo troviamo in offerta Black Friday, non so se quanto durerà o se la ripropongono or di fine mese, a 129,99. Quindi è un range di prezzo assolutamente interessante, anche nel caso in cui se ne vogliano prendere due per sfruttare la modalità Party Link. È qui che appunto entra in gioco questa modalità, perché con questo prezzo assolutamente potrebbe essere un'opzione interessante. È il prezzo corretto, perché questa cassa a livello costruttivo, per quello che offre, per tutto quello che è veramente pensata nei minimi particolari e secondo me è il suo prezzo, è il prezzo giusto. Anche soltanto il fatto di avere questa banda che mi permette di essere agganciata ovunque, sono piccoli dettagli che comunque fanno veramente la differenza. Non conoscevo TOEFL, nel senso che non avevo mai provato dei loro prodotti, conoscevo il brand più che altro di fama, però sono rimasto veramente colpito, sorpreso dalla qualità costruttiva che hanno messo in questo Rockstar Go 2, perché è veramente un bel prodotto. A breve terminerà la mia prova, che è durata un mese, non è durata poco, però mi dovrò staccare da lui e onestamente è la seconda volta che mi capita di dover abbandonare un prodotto di questo tipo con rammarico, perché mi è veramente piaciuto. È tutto per questa recensione. Se vi è piaciuta, mettete like, condividetela, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Adesso vi lascio qualche sample audio qualora vogliate vedere un po' come suona. Ripeto, qua lo dico tutte le volte, vederlo in video ovviamente non è come sentirlo suonare di persona, quindi prendete questi sample che vi lascio a fine video per quello che sono, ovvero delle demo che però non vi assolutamente permettono di percepire il reale potere, la reale potenza di questo prodotto. Circle of hands, cold spirits playing, searching my land. Came across love's sweet cost. Sky full of eyes, minds full of lies. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna. I've been in a valley, you ain't been up off that porch now. Can't nobody tell me nothing. From Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna. Because of Toledo, I got sober and stayed. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!